A Brinkley, in Inghilterra, appena fuori dal paese, sorge Beechwood Close, un'enorme tenuta che ha nel suo parco il cimitero di famiglia. La casa, per la verità piuttosto tetra, ha come unica abitante rovina Penheven, appena rimasta orfana della madre. Avendo vissuto con lei tutta la vita, ne sente enormemente la mancanza e ogni giorno si reca a farle visita nella tomba di famiglia. Anche di notte. Ma è proprio lì che cominciano ad apparirle dei fantasmi. Il pericolo per Rowena non è soltanto nel parco, bensì anche dentro casa. In particolare, un evento inspiegabile riguarda la porta della camera di sua madre. La chiave appare e scompare inspiegabilmente dalla toppa. Quando la chiave è presente, Rowena può osservare nel buco della serratura la stanza della madre così come ella l'aveva lasciata. Ma quando la chiave scompare misteriosamente, ecco che Rowena può osservare dal buco della serratura qualcosa di incredibile e di spaventoso. Rowena vede il cadavere di un uomo con del sangue che gli cola dalla fronte e dal petto. Vicino al cadavere adagiato sul pavimento vede muoversi un cobra. Rowena capisce che non può fronteggiare quella situazione da sola, quindi prende l'elenco telefonico e cerca i numeri di agenzie investigative. Al suo appello risponde l'investigatore londinese David McLeod, che ascolta attentamente il suo racconto. McLeod vuole vederci chiaro e scoprire qual è il segreto di Beechwood Close, la casa delle allucinazioni.